bentrovati, Alessandra Macri, Salone Franchising Milano. In questo video vi parlerò di cosa è il franchising. Il franchising è un accordo di collaborazione tra due controparti, il franchisor, che è l'azienda proprietaria del marchio della catena a cui ci si vuole affiliare, e l'affiliato, un imprenditore, una persona fisica che decide di mettersi in proprio sperimentando questa formula. Per cui il franchising è una modalità di autoimpiego che, rispetto al mettersi in proprio in maniera individuale, probabilmente ha alcuni vantaggi in quanto vi permette di avere alle spalle una struttura consolidata e sperimentata sul mercato che vi possa seguire e aiutare a livello strategico nell'implementazione della vostra attività. Le due figure che vengono a contatto in questo accordo di collaborazione sono sostanzialmente giuridicamente ed economicamente separate, per cui il rischio di impresa ricade sul franchisee e quindi sull'affiliato indipendentemente dalla casa madre. Pertanto è una vera e propria attività imprenditoriale che ha la forza di avere alle spalle un marchio forte riconosciuto sul mercato, una struttura che vi segue nella fase di startup e durante tutta l'attività e la gestione del punto vendita, comunque dell'offerta di servizi o di prodotti, che vi segue con concorsi di formazione continuativi, ma tuttavia l'operatività day by day è riservata all'imprenditore che decide di affiliarsi in maniera del tutto autonoma e indipendente. Il contratto di franchising è un contratto tipico ed è stato regolamentato nel 2004 con la legge numero 129. Questo perché il franchising ha avuto i suoi esordi negli anni 30 con le grandi catene di ristorazione e successivamente negli anni 50 ha visto il suo boom con tutta una serie di fast food che hanno sommerso il nostro paese. Ovviamente ogni anno tante catene franchising muoiono e tante nuove ne nascono. In Italia ci sono oltre 900 catene franchisor e 54.000 punti vendita e quindi affiliati che hanno scelto questa formula imprenditoriale per mettersi in proprio. Pertanto possiamo definire che il contratto di franchising o comunque l'accordo di affiliazione, di collaborazione con una catena è una modalità di mettersi in proprio che negli anni ha visto il suo grande successo proprio perché è definita una modalità di autoimpiego con l'ombrello. Questa definizione è dettata, come abbiamo già detto all'inizio, da alcune garanzie che dà la collaborazione con una struttura consolidata, con una struttura che è stata già precedentemente da qualcuno sperimentata sul mercato e che probabilmente funziona se continua ad espandersi o tuttavia continua ad essere presente sul mercato.